Covid divampa la polemica sull'attacco di De Luca. Il governatore è sotto accusa per le parole usate contro i sindaci, ma anche le mamme e i bambini che chiedono di tornare a scuola. Per De Magistris si tratta di un linguaggio violento e inaccettabile, ma De Luca rettifica: nessuna offesa, ma impegno concreto per le mamme. No alle chiusure, dilaga la protesta in Campania. Chiede aiuti immediati di Mondo delle Palestre, mentre a Salerno i ristoratori hanno messo in scena in piazza Mendono un'ultima cena. Il sindaco assicura in arrivo aiuti per 3 milioni di euro con uno sgravio sulle tasse. Stasera manifestazioni ad Avellino e Benevento. Whirlpool oggi si chiude, ma Napoli non mollerà. L'azienda non torna indietro, i 350 operai avvisati della chiusura con un SMS. Occupata la fabbrica nella notte, stamane l'assemblea aperta alla città per decidere nuove forme di lotta. Il sindaco di Napoli dice: questa è la sconfitta dello Stato. Sannio, Covid senza freni e strage di anziani. Stamane un altro decesso, ora sono 7 gli anziani ricoverati per il virus, morti in sole 48 ore. Cresce la paura per i contagi a quota 662. L'azienda ospedaliera pensa a un house Covid per i pazienti in convalescenza. Tamponi, esercito in campo, RSA, inchiesta sui focolai. Partiti in mattinata da Avellino i test drive con l'utilizzo dei soldati, medici e infermieri militari in aiuto dell'ASL. Intanto la procura indaga sui focolai nelle RSA e il sindaco Festa annuncia via libera allo screening di massa. Salerno, terapie intensive, posti ormai esauriti. Cresce la curva dei contagi. Ieri sono stati registrati altri 282 casi positivi, con i picchi nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese. In affanno anche gli ospedali. Alda Procida e Arruggi sono finiti i posti in terapia intensiva. I sindacati contestano le procedure concorsuali. Buongiorno, questi titoli del nostro TG e lite sul doppio attacco di De Luca ai sindaci e ai bambini che chiedono di tornare in classe. Per De Magistris si tratta di parole inaccettabili. Il sindaco critica anche i ritardi per l'attivazione delle USCA. Intanto il virus continua a colpire. Ieri altri 3.186 positivi. Sentiamo. C'è questa povera figlia, evidentemente. È un OGM, è cresciuta dalla mamma con latte al plutonio, l'unica al mondo. È uno dei controversi passaggi di Vincenzo De Luca che ha scatenato la vibrante protesta di associazione genitori anche del ministro Teresa Bellanova. Le donne meritano rispetto, ha detto l'esponente del governo. Duro anche il commento dei senatori 5 Stelle che dicono basta a quelli che definiscono teatrini e sparate. De Luca aveva criticato le polemiche per lo stop alla presenza in classe prima di annunciare che da lunedì anche la scuola dell'infanzia si fermerà per l'escalation di contagi tra i bambini. Nell'ultima ordinanza si proroga anche la zona rossa di Arzano, dove pochi cittadini finora si sono sottoposti allo screening. Ma c'è un altro passaggio della diretta social del governatore che ha scatenato le polemiche. Ci siamo ritrovati queste autentiche nullità a parlare per fare polemica con qualcuno. È incredibile. È incredibile. Gente che in qualunque altro paese civile del mondo sarebbe stata affidata ai servizi sociali già da anni. Parole che hanno sollevato l'indignazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Io trovo assolutamente inaccettabile la violenza utilizzata contro i bambini e contro le famiglie. Io credo che in questo momento questo linguaggio così violento è assolutamente inaccettabile. Devo dire la verità, sono proprio sconcertato di fronte a questa violenza che viene dalle parole del Presidente della Regione. E lo stesso De Magistris, a proposito delle scuole chiuse, ha detto che si stanno consegnando intere generazioni all'analfabetismo. Il sindaco ha poi criticato i ritardi nell'attivazione delle USCA sul territorio. Intanto il virus continua a circolare con virulenza. Anche ieri numeri alti con 3.186 positivi, 170 dei quali sintomatici. Nel bollettino dell'unità di crisi anche altre 15 vittime registrate in due giorni. E il mondo del giornalismo, dopo Carlo Franco, piange un altro professionista. All'età di 71 anni è morto Rosario Mazzitelli, originario di Portici e punto di riferimento del mondo dello sport. Intanto attraverso i social il governatore sottolinea che qualcuno ha interpretato una mia battuta, così dice, come non rispettosa verso le mamme costrette a fronteggiare le chiusure scolastiche. Sinceramente, spiega De Luca, non c'è nulla di più lontano dal mio pensiero. Premesso che abbia fatto di tutto per mettere in sicurezza le scuole, ho inteso solo richiamare tutti a legare ogni valutazione alla realtà del contagio nelle scuole e ho inteso richiamare il governo all'obbligo di dare immediatamente
immediatamente una mano in aiuto alle tante mamme per le quali vi sono difficoltà. Sono l'unico ad aver fatto una battaglia per estendere il congedo parentale alle mamme che non hanno alternative per i loro bambini. Dunque non solo comprensione piena e solidarietà, ma anche un impegno concreto a dare un aiuto vero, non a parole. E proteste in tutta la Campania contro le restrizioni imposte dal DPCM. A Napoli ieri in Piazza del Gesù i lavoratori dello spettacolo chiede aiuti immediati al mondo delle palestre, mentre a Salerno i ristoratori mettono in scena in Piazza Mendola un'ultima cena. Sentiamo. Continuano le proteste alle nuove restrizioni imposte dal DPCM in tutta la Campania. Ieri i lavoratori dello spettacolo si sono dati appuntamento in Piazza del Gesù a Napoli, tante le associazioni scese in piazza per contestare le misure di sostegno economico previste dal decreto ristori e chiedere un sussidio per tutti per supportare una categoria in ginocchio. Anche il settore delle palestre, dopo il decreto che sancisce il nuovo lockdown dello sport, si ribella e chiede l'aiuto da parte del governo. Come imprenditore nel campo dello sport, tutti noi sappiamo quanti sacrifici, anche i miei colleghi, quanti sacrifici hanno fatto per riaprire le strutture sportive. Oggi, ancora più di ieri, il governo deve metterci la faccia e deve dare supporto partendo dall'imprenditore che deve sicuramente in futuro rifinanziare le aperture dei centri sportivi. Intanto ieri sera a Salerno in Piazza Mendola un gruppo di ristoratori si è riunito mettendo in scena una simbolica ultima cena per denunciare le grandi difficoltà del comparto, momenti di tensione quando è stata offerta pizza ai presenti ed è intervenuta la polizia. Conte ci ha detto che il 15 ci darà questa fame che noi non ce la faremo nemmeno a pagare le utenze. Io vorrei capire solamente una cosa, ai nostri ragazzi che hanno famiglie, figli, cosa gli daremo domani? Non esiste delinquente più forte di una persona disperata. Vogliamo degli indirizzi veloci e subito, perché qui ci sono persone che hanno problemi. Io ho tanti dipendenti, ogni giorno mi vengono a bussare. E una volta 100 euro, a chi 200, a chi 500, a chi ci faccio la spesa? È finita, ragazzi. Qua il pozzo si è prosciugato. Io ho fatto un investimento 2 anni fa per un mio locale, anche se piccolo, ma dopo 2 anni mi hanno azzerato tutto. E io adesso come devo fare? Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è detto vicino alla categoria, dichiarando di aver disposto il credito d'imposta per le utenze non domestiche e quindi per le varie attività cittadine, aiuti pari a 3 milioni di euro, con uno sgravio sulla tassa per le categorie fino ad arrivare al 50%, tramite i fondi derivanti da progetti retrospettivi approvati dalla Regione Campania. Ed ora l'avvertenza Whirlpool, l'ultima notte dei lavoratori in fabbrica. Ieri l'annuncio della multinazionale americana della chiusura definitiva del sito di Via Argine, ma gli operai non mollano e presidiano ancora lo stabilimento. Vediamo. Hanno trascorso la notte in fabbrica, gli operai della Whirlpool a Napoli non hanno voluto lasciare la fabbrica e hanno deciso di trascorrere le ultime ore lì prima della chiusura del sito, come deciso dalla multinazionale americana, che avverrà oggi a mezzanotte. Dopo non sarà più consentito entrare in fabbrica se non ai fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal contratto, come scritto nella comunicazione dell'azienda. Per riscaldarsi gli operai hanno acceso un fuoco in un cesto difettoso della lavatrice, un pezzo di destinato al macero che nella notte è servito per combattere il freddo. In mattinata poi gli operai hanno tenuto un'assemblea aperta. In 200 si sono riuniti nel salone dell'azienda che ieri ha inviato la comunicazione ufficiale di cessazione delle attività. L'assemblea di oggi è servita a ribadire ancora una volta che la multinazionale americana non ha rispettato gli impegni presi con il governo italiano, ma soprattutto per chiedere una soluzione per i 300 operai che da domani non avranno più il loro luogo di lavoro. Ed anche il sindaco Luigi De Magistris si è schierato al fianco dei lavoratori. Abbiamo spento le luci perché la città è in lutto, ha detto. Un segnale di lutto, di vicinanza, però anche di voglia di non mollare, se me lo consentite. Io penso che questa partita si può ancora vincere, ci vuole una forte volontà del governo. La città ha fatto la sua parte, la vuole continuare a fare. L'idea di chiudere un'industria così importante, una degli ultimi presidi di un'industria significativa in un'area di periferia, è una sconfitta che non riesco a capire, se in questo paese conta più una multinazionale che firma un accordo e che non mantiene o il governo.
La cronaca: si indaga sull'incendio di un escavatore avvenuto a Sirignano, in Irpinia. È successo nella serata di ieri in via Calcara, nei pressi del cimitero. Il mezzo era di proprietà di una ditta del posto. Sul luogo i vigili del fuoco della centrale operativa di Avellino. Le fiamme sono state prontamente spente. L'area in questione messa in sicurezza. Non si sono registrate altre conseguenze. Un gesto probabilmente doloso, potrebbe trattarsi appunto con ogni probabilità di un avvertimento. Gli inquirenti, che non escludono alcuna pista, stanno cercando di far piena luce sull'episodio. 7 anziani ricoverati per Covid nel Sannio, morti in sole 48 ore. Cresce la paura per i contagi, ora quota 662. Un intero padiglione dell'ospedale Rummo ospita ormai 94 degenti ed ora, per liberare i posti letto, avanza l'ipotesi di creare house Covid proprio per i pazienti Covid. Sentiamo. 7 decessi in 48 ore nei reparti Covid del Rummo di Benevento. Numeri che fanno impallidire se si paragonano a quelli della prima ondata del coronavirus, che da marzo a maggio ha dunque solo sfiorato il Sannio e le strutture sanitarie. Oggi invece la situazione in provincia di Benevento appare del tutto diversa. L'elenco delle ultime persone decedute parla di un 82enne di Benevento, una 78enne residente a Bucciano, una 90enne di Napoli e un pensionato di San Marco dei Cavoti morto questa mattina. Tutti erano ricoverati all'interno dei padiglioni Covid del San Pio. Sale il numero dei positivi, che ha raggiunto quota 662 con 342 guarigioni, 73 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sempre più in affanno il padiglione del Rummo, interamente dedicato ai malati Covid. 94 i degenti assistiti da medici e infermieri, che risultano essere sempre pochi. Avanza sempre di più l'idea dei manager sanitari di istituire nel Sannio delle Covid House, in cui accogliere i pazienti che sono in ospedale ma in buone condizioni di salute o in fase di convalescenza, ma ancora ricoverati in attesa dell'esito negativo dei tamponi. Sul fronte della prevenzione, da segnalare l'iniziativa del Consorzio Industriale ASI della provincia di Benevento, che dalla prima settimana di novembre avvierà un'iniziativa che consentirà di sottoporre a test sierologici ed altre indagini mediche migliaia di persone. Tra operai, imprenditori e manager delle aziende del Consorzio di Ponte Valentino. Sempre sul fronte dei contagi, l'Università del Sannio rimarca come all'interno delle sedi non c'è nessun focolaio Covid, solo due docenti e un dipendente del personale tecnico-amministrativo che la scorsa settimana avevano allertato l'Università circa la loro positività. Sono per questo scattate le procedure di sanificazione degli ambienti. L'Ateneo ha anche organizzato una campagna di tamponi molecolari per il personale che, anche solo sporadicamente nel periodo interessante, è stato frequentato i locali di lavoro dei dipendenti. Risultati positivi, test per fortuna risultati tutti negativi. Partiti in mattinata a Campo Genova i tamponi drive-in dell'esercito, medici e infermieri militari in soccorso dell'ASL. Intanto la procura di Avellino indaga sui focolai nelle RSA Irpine. Festa annuncia: nei prossimi giorni partirà lo screening di massa. Sentiamo. Medici e infermieri dell'esercito in soccorso dell'ASL ad Avellino. A Campo Genova sono partiti i tamponi in modalità drive-in per i contatti dei positivi. In fila anche il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, dopo i casi all'interno del comando dei vigili urbani. Ci sottoponiamo ai test per anche una questione soltanto di tranquillità personale di ognuno di noi, ma anche di tranquillizzazione, perché poi all'interno del comune è chiaro c'è una circolazione di persone notevole, quindi è giusto che ognuno che ha necessità in questo periodo di approcciarsi alla macchina amministrativa lo faccia in una massima sicurezza. Il sindaco Festa nel frattempo annuncia l'avvio nei prossimi giorni di uno screening di massa del comune in collaborazione con l'Ordine dei Medici con test sierologici. Perché sicuramente l'ASL fa un lavoro importante, ma riusciamo più o meno a testare 200-300 persone al giorno. Noi invece vogliamo aumentare i test effettuando anche i sierologici o i test rapidi, perché è importante screenare tutta la popolazione. L'ASL evidentemente fa un lavoro importante rispetto a una certa categoria. L'amministrazione vuole essere al fianco dell'azienda ospedaliera locale per completare
questo lavoro e quindi con nostre risorse. E aumentano anche i casi tra i medici di famiglia in prima linea nella lotta al virus. Tra di loro non mancano anche casi più gravi costretti al ricovero in ospedale. Ma a creare preoccupazione sono soprattutto i focolai nell'RSA. La procura ora vuol vederci chiaro sull'escalation di contagi nelle strutture di Volturara, Sturno, Villa dei Pini e Ala Dognocchi. Al momento nessuna ipotesi di reato, ma sono al vaglio le comunicazioni con l'ASL per capire se tutto ha funzionato come doveva nella gestione dell'assistenza agli anziani. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano hanno sequestrato 850 mascherine chirurgiche prive di qualsivoglia marchio e attestazione di conformità ai parametri previsti dalle norme vigenti. Il sequestro di un supermercato della periferia cittadina dove il titolare, un 47enne di origini cinesi, aveva esposto la merce per la libera vendita. Per l'imprenditore una denuncia in stato di libertà. E cresce la curva dei contagi in provincia di Salerno. Ieri sono stati registrati altri 282 casi positivi con picchi nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese. In affanno anche gli ospedali. Alda Procida e a Ruggi sono finiti i posti in terapia intensiva. Sentiamo. Il Covid continua ad avanzare in provincia di Salerno al punto da mandare in affanno anche il sistema ospedaliero. Sia il da Procida che il Ruggi hanno esaurito i posti di terapia intensiva in seguito all'incremento dei ricoveri. L'azienda spera di riuscire ad attivare altri 12 posti letto, ma intanto deve fare i conti con la carenza di personale. Nel frattempo, ad alzare la voce sono i sindacati, che hanno puntato il dito sulla questione relativa ai concorsi. Ritengo che stiamo vivendo veramente una situazione molto caotica, complessa e gestita male. Infatti lo stesso concorso che è stato bandito, non si sa perché in questo periodo, è veramente una cosa che ci lascia sconcertati. Sia per i lavoratori che all'interno delle strutture sono mortificati, anche perché stanno facendo dei turni massacranti e quindi possono pure studiare poco su una database con 5.400 domande che sembrano dei testi insalvi, quindi voglio dire la situazione è un po' preoccupante. Il virus nel frattempo viaggia veloce in tutto il territorio provinciale. Ieri l'unità di crisi della regione Campania ha conteggiato altri 282 casi in provincia di Salerno, con i picchi che arrivano ancora una volta dall'Agro Nocerino Sarnese e in particolare da Nocera Inferiore e Scafati. Preoccupa anche la situazione dei contagi in Costiera Amalfitana, dove è risultato positivo pure il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che proprio nei giorni scorsi aveva adottato imponenti misure restrittive per contenere il contagio nel suo comune. Aiutiamo i commercianti scegliendo prodotti nei locali, nei negozi di vicinato. È l'appello del comitato del centro storico di Benevento. L'economia dei baretti in crisi. Ora è il momento di essere uniti. Sentiamo. L'emergenza sanitaria e la crisi economica continuano a creare difficoltà ed è in questo momento che crediamo necessario ritrovarci uniti e riscoprire ancor di più il senso di comunità. È un appello a vivere consapevolmente, a fare quanto possibile per aiutare chi è più colpito dalla crisi, quello del Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento. Il Centro Storico di Benevento vive non solo dei residenti ma anche degli esercenti. Si intende che la convivenza deve essere regolare, regolamentata e corretta, però in questo momento specifico assistiamo a una desertificazione, perché ovviamente chiusi i locali alle 18 i vicoli incominciano anche a diventare poco sicuri. Di qui una serie di proposte che il comitato lancia all'amministrazione comunale, ai residenti e agli esercenti. Unire le forze in maniera positiva, quindi praticamente abbiamo detto ai nostri aderenti di servirsi dei locali di prossimità, degli esercizi commerciali del vicinato, affinché si possa far ricreare un'economia, diciamo, di quartiere. Al comune abbiamo chiesto di poter far autorizzare i commercianti, gli esercenti, a quello che viene detto il delivery diretto. In pratica il commerciante stesso può occuparsi del trasporto a casa, diciamo, la consegna a domicilio. Ancora in questo periodo particolare in cui ci si muove di meno, il comune potrebbe procedere a una serie di lavori nel centro storico, la sistemazione del basolato e quant'altro. Sul Landolfi l'azienda Moscatti si è dimostrata inadeguata, confermo tutto il mio scetticismo. A poche ore dalle rassicurazioni del governatore De Luca, il sindaco di Solofra, Vignola, non si fida e dice la battaglia per la tutela del plesso ospedaliero proseguirà. Sentiamo.
è chiaro che appena passa l'onda del Covid, gli ospedali ritornano alle funzioni originarie. La stessa cosa accadrà a Solofra, la stessa cosa all'ospedale di Ariano Irpino, appena finisce si ritorna alle funzioni originarie. Al sindaco Vignola non bastano le rassicurazioni arrivate ieri dal governatore De Luca. Il primo cittadino di Solofra non molla la sua battaglia per la salvaguardia dell'Andolfi e conferma i suoi timori per il futuro. Il problema, spiega, non è tanto la posizione della regione, ma la credibilità della dirigenza dell'azienda ospedaliera Moscati. Si è dimostrata inadeguata e ogni suo atto sembra andare nella direzione della dismissione del nostro ospedale. L'ospedale di Solofra non deve soltanto ritornare ospedale no Covid, con tutti i reparti e tutto il personale che era fino a questo momento in servizio. Non solo questo, ma anzi deve vedere un potenziamento promesso che fino a quel momento, prima del Covid, non era stato attuato. In più c'è la vicenda del cronoprogramma dei lavori che è rimasto sulla carta e che, a prescindere dalla stretta emergenza di questi giorni, già doveva partire e che invece nulla è stato fatto. Noi confermiamo il nostro scetticismo perché questa dirigenza non è adatta, non è adeguata, non abbiamo più fiducia, ha tradito la nostra fiducia. Ancora miasmi, continua la guerra tra battipaglia e deboli sull'impianto di compostaggio, cittadini in rivolta e il caso ora finisce in procura. Sentiamo. Una battaglia che dura da anni e che ancora non trova soluzione, con reciproche accuse, mentre i cittadini si dicono esasperati ed ora il caso è finito nuovamente all'attenzione della Procura di Salerno. È polemica per l'impianto di compostaggio di Eboli, i cui miasmi si sentono distintamente in diverse aree di Battipaglia, città che pure ospita altre strutture che trattano rifiuti. Il sindaco Cecilia Francese si è detta impossibilitata a risolvere il problema, che riguarda un altro comune, ed ha scatenato la rabbia delle opposizioni e dei comitati. Quando il primo cittadino di un territorio che conta oltre 50.000 abitanti praticamente ammette candidamente che non può fare nulla contro questo atavico problema, quello che è diventato una tragedia a Battipaglia. Cioè, voglio, sono 5 anni che noi non riusciamo a respirare, non possiamo aprire gli infissi esterni delle abitazioni, che entra sto tanfo del, soprattutto proviene dal sito di compostaggio di Eboli, perché in tutti questi anni non hanno voluto adeguare l'impianto che è anteguerra alle nuove normative, quindi questa è la conseguenza. Io in particolare ho sempre chiesto lo stop alla lavorazione del rifiuto in quel sito nell'attesa della messa in sicurezza. Non è possibile dire non posso fare niente, è un altro comune, non posso mandare i vigili urbani a controllare. Questo è vero, però è vero pure che un sindaco di una città così importante, oltretutto rappresentante nel direttivo nazionale dell'ANCI, potrebbe alzare la voce con gli organi sovracomunali, e parlo della provincia di Salerno e della regione Campania. Ed ora andiamo ad Ariano Irpino, dove finalmente partono i lavori per il polo alberghiero. Sentiamo. 330 metri cubi di calcestruzzo, 200 nel primo giorno e 130 nel secondo, pare a circa 40 betoniere. Sono i primi numeri che arrivano dal cantiere del polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare, l'ex complesso Giorgione, dove è stata realizzata parte della platea di fondazione. Si tratta di un'opera di fondamentale importanza per le aree interne da realizzare con i fondi della provincia di Avellino, guidata dall'ex presidente Domenico Gambacorta, in attuazione dell'accordo bilaterale firmato il 29 dicembre 2015, che ha previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza sta seguendo insieme all'area tecnica e direzione lavori con la massima attenzione l'opera. Curiosità tra la gente, commercianti e residenti. Un bel lavoro. Speriamo, insomma, che il tempo accompagna, così posso andare avanti. All'imbocco di via d'Afflitto incontriamo lo storico arianese Antonio Alterio. Qualcosa si muove, vuol dire che qui i lavori pubblici non ristagnano e quindi c'è la possibilità di un futuro
più roseo rispetto a quelli che sono i problemi del giorno. Ariano merita di essere ancora seguito, di essere soprattutto messo in condizione di una forte ripresa. È tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito alla linea Val TG Sport.